benvenuti alla nuova puntata del Tifo in Borsa. Come sempre siamo ospiti dell'American Show di Signa, lo riconoscete, l'ambiente che mi circonda ormai vi è familiare anche a voi. Siamo in via Santelli a Signa, il locale ormai è un'eccellenza da tanti anni nel mondo della notte. Noi come sempre ci posizioniamo nell'angolo ristorante che tanto ci piace e che spesso ci fa anche degustare qualche piatto delizioso, quindi vi invitiamo a venire a provarli. Io direi di iniziare subito presentando quelli che sono i nostri ospiti, perché stasera ci sono dei graditissimi ritorni. Parto con coloro che erano presenti anche alla puntata precedente. Qui abbiamo Giovanni Nardin. Buonasera e buon campionato a tutti. Giovanni Nardin, rappresentante dei tifosi interisti, ma abbiamo anche ovviamente il nostro Marcello Vaccaro per il Palermo. Buonasera. Proseguiamo con Claudio Desolati. Buonasera a tutti. E stasera a spalleggiare Giovanni Nardin torna Luca Balleri. Buonasera. Luca, ti abbiamo salutato la settimana scorsa, eri impegnatissimo con le tue serate e sappiamo che hai avuto un sacco di richieste, ti sei sposato anche in Costa Azzurra, quindi insomma un sacco di iniziative, poi magari ci racconti qualcosa. Certo. E poi concludo con un altro graditissimo ritorno, che è quello di Sasha Rossetti. Buonasera, ciao a tutti, ciao, buon campionato. È tornato il tifoso juventino. Non avevo dubbi che con questo grande inizio di campionato della Juventus, che aveva chiuso in bellezza e è ripartita ovviamente alla grande, sì, Sasha è tornato. Non poteva arrivare in un momento migliore. Beh, dai. Sì. Io ero in macchina, vedo ancora, ho fatto una scelta di parlare per ultimo. Va bene, intanto. Va bene, allora ti chiamerò in causa solo dopo gli altri. Diciamo che possiamo fare già a questo punto un piccolo mini bilancio, suddividendo un po' quelle che sono le conferme che ci aspettavamo a inizio anno, i dubbi e le sorprese, ma anche le prime delusioni, perché la Juve ovviamente non avevamo dubbi e così è stato. Napoli e Roma occupano i primi posti della classifica, anche se la Roma ha mostrato un po' più di incertezze. I dubbi, diciamo, che possono essere rappresentati dall'Inter e dalla Fiorentina, non so se i tifosi interisti sono d'accordo con me, fra poco chiederò il loro parere. E poi anche il Sassuolo, che ha subito due sconfitte, anche se c'è da dire che in Europa League ha fatto davvero un'ottima prestazione, vincendo per 3-0 con l'Athletic Bilbao. Tra le sorprese possiamo annoverare le due genovesi, l'Udinese, il Bologna e anche il Pescara, che ha già messo in difficoltà due grandi come Napoli e Inter. Tra le delusioni sicuramente il Milan, che ormai è una costante da un po' di tempo purtroppo. Il settore Coppa ha visto impegnate molte delle squadre italiane e quindi sì, siamo partiti veramente alla grande con quest'annata. E nel prossimo turno ci saranno sicuramente delle sfide di cartello importanti, come del resto già alcune si sono disputate, tra cui Juventus-Fiorentina. Purtroppo, lo devo dire, però diciamo ci si può sempre rifare. La Fiorentina sta attraversando un periodo un po' complicato. Claudio, ancora sembra che Sousa non abbia trovato un equilibrio su questa squadra, perché pur non avendo fatto grandi cambiamenti non si vede il ritmo che c'era all'inizio anno dell'anno scorso. Ho visto un Sousa un po' abbastanza, diciamo, più tranquillo dell'anno scorso. L'anno scorso doveva arrivare nei primi 5 e ci è riuscito. Quest'anno con l'ingresso di Corvino, secondo me sono due bravissimi, riescono a trovare dei giovani molto bravi. Corvino, come ha dimostrato, è stato uno, ha cercato anche di vendere qualche giocatore perché la società doveva rientrare anche un po' di soldi, e all'ultimo momento ha fatto un bellissimo affare vendendo Alonso, e con 27 milioni di euro è stato un bel malloppo nelle casse della Fiorentina. Ha trovato dei giovani, che sappiamo perfettamente che Corvino è un grande scopritore, un talent scout di ragazzi giovani, e mi auguro che Paolo Sousa quest'anno possa ha a disposizione questi giovani, ma l'importante è che li faccia giocare, perché sennò è inutile scoprire giovani giocatori e poi dopo non farli giocare.
Per quanto riguarda i giovani invece che vengono dal bacino della Fiorentina, Bernardeschi, che l'anno scorso era partito insomma bene, sembrava molto promettente, sì. E Chiesa soprattutto, che infatti io mi sono meravigliato quando la prima partita ha fatto esordire contro la Juventus Chiesa, cioè mi sono un po' detto, ma come? Fa giocare un giovane talento così contro la Juventus, vuol dire che è molto bravo, perché altrimenti un allenatore non permetteva di far giocare un giovane, però è stato l'unico a aver fatto qualche guizzo e a dimostrare che ha delle doti. Poi dopo non si è più visto, perché probabilmente questo allenatore qui ha i suoi giocatori, e che secondo me è lì un errore, cioè non vorrei che facesse lo stesso sbaglio che ha fatto l'anno scorso e ha fatto giocare sempre i soliti, però siccome devono affrontare sia il campionato, sia la Coppa Italia, sia l'Europa League, non può giocare con 15 giocatori e basta. Siccome la società ha messo a disposizione tantissimi giocatori, anche se sono molto giovani, però lui deve riuscire a amalgamarli tutti insieme, perché sennò altrimenti farà la stessa fine l'anno scorso. C'è da dire che in Italia non è che viene dato molto credito a questi giovani, perché di solito vengono presi e poi mandati a svernare in qua e in là per squadre minori o meno. Cose invece che in altri paesi, tipo la Germania, l'Inghilterra, quando hanno il giovane, insomma, lo fanno giocare. Per esempio la Juventus, mi sembra, con Coman l'ha mandato, vedo che in Germania sta giocando, quindi secondo me viene dato poco credito a questi giovani. Vabbè, giustamente non puoi nemmeno fare la panchina, magari il discorso è quello, un ragazzo giovane vuole giocare, vuole una squadra come la Juventus, una rosa come oggi, tenere un giocatore di 19 anni in panchina non deve fare futuro, magari fra qualche anno può tornare anche a Torino, sì, mai poi, dire mai. Poi si fa magari come fece il Manchester con Pogba, che lo diede a 1 milione e poi l'ha ripreso a 120, quindi sì, ma bisogna crederci un po' di più nei giovani. Bisogna anche crederci, però, cioè io penso che quando una società o quando un direttore generale prende un giocatore giovane, vuol dire che è bravo, altrimenti chi lo fa fare a prenderlo? Ma ormai ci deve essere una simbiosi tra allenatore, società e direttore sportivo, perché altrimenti non è possibile, perché non ha senso. Beh sì, effettivamente si potrebbe rischiare un po' di più anche con qualche giovane. Ora Sasha ha detto vuol parlare da ultimo, quindi non è che vuol parlare da ultimo, comunque però, abbiamo una squadra però, quest'anno. Lo dite anche voi, cioè, ragazzi, non dico allora, da tifosi della Juve. Sicuramente molto forte. Claudio lo può dire, tutti possono dire che la Juve quest'anno è una grande squadra. C'è da dire che la difesa comincia ad avere qualche annetto, potrebbe essere il caso di pensare. Già l'anno scorso avevamo parlato della difesa, però avevamo detto anche su 4 difensori, non possono togliere tutte e 4 difensori e fare una rosa nuova di difensori. Uno alla volta, magari a girare. Si fa una grande difesa, giustamente se li levi tutti si riparte da zero. Si fa gol ma si subisce anche, quindi giustamente fra qualche anno sicuramente Chiellini farà più panchina e darà più spazio a qualcun altro, però non puoi togliere tutti i difensori della Juventus, perché comunque il nostro punto forte è quello, a parte ora abbiamo davanti, è arrivato, non abbiamo fatto passo indietro, abbiamo fatto passo avanti penso quest'anno, quindi... Quindi diciamo il mezzo passo falso col Siviglia non ti impensierisce, insomma. Beh, la Juve la vedi... Quando 0-0 abbiamo fatto martedì 0-0, sì. Quindi va bene, un punto si prende, capito? Quindi... Certo. Va bene. Vediamo, dai. Marcello, la Fiorentina sarà impegnata domenica contro la Roma. La Roma è una squadra un po' particolare, perché ha mostrato un gioco sicuramente più quadrato rispetto a quello della Fiorentina, sicuramente è più preparata fisicamente, però non, perlomeno a me personalmente non mi ha convinto molto. Non mi sembra che stia brillando particolarmente. Come la vedi la Roma di quest'anno? Anch'io sono d'accordo su quello che hai detto tu, non mi sembra tanto brillante come l'anno scorso, forse ora non credo che levando Pjanic, insomma, voleva dir molto nella Roma, però forse per presunzione o forse perché Spalletti, sai che come allenatore si può considerare, e lui si sente molto tipo quello del Cagliari, il filosofo, no? Come si chiamava? Se lo ricordi quello di Manlio Scopigno. Però invece Spalletti deve essere più umile e più guardare al sodo, perché la Roma sì
in teoria è l'avversario della Juve, però quest'anno secondo me è molto in teoria, perché non teoria, in pratica chi è? In pratica non credo, le perché filosofie sono tante, poi alla fine quello che conta è il campo, Claudio lo sa meglio di tutti. Sì, conta il campo, però sono sempre quei 90 appunto minuti io che vedo girano. Magari la Fiorentina potrebbe prendere anche il posto della Roma, come ho detto. Sì, sono più a favore per il Napoli io. Il Napoli sì, però anche il Napoli perdendo Higuain secondo me ha perso molto, quindi rimane la Juve. Ma ti faccio, voglio mettere un punto di domanda, scusa Claudio, no? Perché ha perso Higuain e l'ha presa la Juventus, quindi abbiamo venduto, insomma, abbiamo fatto una bella rosa. Però chi può competere con il Napoli o con la Roma? Ci sono altre squadre? Il Milan è a livelli oggi? No, ma io penso che con l'Inter se lo augura Giovanni Nardi. L'Inter ha le possibilità. Già si è sbilanciato. Già si è sbilanciato. Sì, è vero. E io credo la Fiorentina potrebbe comunque avvicinare. Non voglio vantarmi, però giustamente si gioca per il secondo posto quest'anno, no? Sì. Tutto il rispetto per tutte le società. No, sicuro, questo comunque, sì. Questo abbiamo fatto passi falsi negli ultimi 5-6 anni. La Juventus ha comprato e venduto, non ha mai sbagliato. E va bene. Però chi può competere con il Napoli, la Roma? E basta. E cioè, ce n'è altro. Milan, ragazzi, il Milan negli ultimi 5 anni ha perso e basta, penso io, questa è la mia ottica, eh. No. La Fiorentina è una squadra, io penso che per il 2018 sarà un grande campionato. Sì, però vedi, Sasha, faccio la passi Roma, avanti. Io l'ho vista la Roma con la Doria, insomma il rigore non c'era, quindi è una vittoria che per me era più, la meritava più la Doria che la Roma. Quindi non parliamo di rigori, la Juve, sì, quante se ne è presi la Juve di rigori, allora, che non c'erano. Sì, anche con il Cagliari la Roma ha sofferto, allora. Quindi non è che proprio sia in una forma ancora ottimale. Luca, tu che l'altra settimana non c'eri, dacci un po' un quadro generale, secondo te, di quest'anno, questo campionato. Ma l'Inter può essere una mina vagante, perché sta lavorando, ha lavorato d'estate prima a licenziare Mancini, che è stata già un'impresa piuttosto ardua, perché Mancini voleva l'intero prezzo, e sono arrivate a una transazione e sono riuscite a dargli metà stipendio. E poi hanno costruito piano piano, pezzo pezzo, e ora con l'arrivo di Gabigol cercano di montare un 4-4-2 abbastanza in linea con le esigenze della squadra, che secondo me due esterni d'attacco non se li può permettere se vuole un gioco equilibrato, ma l'hanno capito anche loro. E piano piano si deve aggiungere mattone su mattone, c'è la speranza, la possibilità di essere veramente di fare qualcosa di importante. Questo è il quadro. Scusa Luca, volevo dire una cosa, siccome tu eri l'anno scorso, diciamo, il contabile dell'Inter, sì, sapevi tutto. Sì, sì, no, so ancora, il problema è che lo sa anche ora, l'UEFA. Come è messa l'Inter, come lo chiamavano, cioè con i cinesi? No, è messa bene perché è arrivato sangue fresco, capitale fresco, capitale. Quindi dal punto di vista economico è messo bene, il problema non è il capitale che è stato messo, ma i veti che dà l'UEFA. Infatti in Coppa, in Euroleague non dovranno giocare quattro giocatori che fanno economicamente la differenza di bilancio che hanno bloccato per giocare la Coppa. Cioè, è un po' complicato, cioè, praticamente prima tutti riuscivano con qualche artificio a fregare il prossimo, non solo gli italiani sono bravi, ma sono bravi anche gli stranieri. Adesso l'UEFA si è rotta le scatole, ha detto stop, e i nuovi acquisti che vanno in esubero sul bilancio precedente non possano giocare campionati internazionali, e questo non vale per l'Inter, vale per tutti. Quindi l'Inter però, che ha una rosa molto ampia di cui fra l'altro dovrà liberarsi di qualcuno, altrimenti non ce la fa poi a rientrare nuovamente nel bilancio, un po' come un cane si morde la coda, ha la possibilità di giocarsela sia in Euroleague che in campionato, e questo non è poco, perché 22 giocatori, sì, è vero che sono un peso di cui qualcosa dovrai liberartene, però ti danno anche la possibilità di combattere su due fronti, cosa che in partite che giochi il giovedì e la domenica a 3 giorni di distanza, se non hai 5-6 pedine intercambiabili non ce la puoi fare. Questo è matematico. Sentiamo sì. Anche il parere dell'altro interista, Giovanni, che intanto vedo è molto più felice da qualche minuto, perché come vedete dalle inquadrature del nostro cameraman accanto a lui è felice, perché ancora non ha giocato. Ragazza, è arrivata Nadia.
si sta meglio con Nadia vicino, vero? Penso proprio. E Giovanni si è confuso. Giovanni. Sì. Una madonnina qui vicino, quindi mi sento anche più. Sono felice che sei felice proprio stasera. Sì. Che dalla settimana prossima voglio vedere il tuo sorriso. Ma... Beh, sicuramente... Settimana prossima si guarderà. Beh, sicuramente avrà qualche altra bella ragazza o la stessa Nadia che tornerà a sedergli vicino. Quindi in qualunque modo anche allora se facciamo la partita ve l'annuncio subito, ve l'annuncio subito. Poi ti do subito la parola. Te lo prometto col cuore. Se batti la Juventus te ne porto tre venerdì. Va bene? Te le metto qua l'America Show, te ne metto tre, una dietro l'altra. Te lo prometto, eh. Benissimo. Una la portiamo anche a Luca. Mettiamo qua. Torniamo su calcio, argomento calcio. Giovanni, no, volevi controbattere a Luca? No, io volevo intervenire soltanto. Non è il fatto di Inter. Insomma, anche per quest'anno mi sembra anche il Real Madrid e l'Atletico. Tutti. Insomma, hanno i loro problemucci. Difatti, fino al prossimo anno non potranno fare acquisti perché hanno fatto anche loro le loro marachelle, quindi non è soltanto in Italia. A parte dal prossimo anno anche l'Inter dovrebbe essere fuori da questo fair play finanziario, perché con questi giochetti che stanno facendo, da quello che so, insomma, il prossimo anno il fair play dovrebbe essere finito, quindi si sarà da parlare di altre cose. Benissimo. Per quanto riguarda la partita di domenica, che vedrà protagoniste Fiorentina e Roma, c'è da dire che arbitrerà Rizzoli. Rizzoli purtroppo per la Fiorentina, quando si è trovato ad arbitrare questa partita, la Fiorentina ha sempre perso. Quindi speriamo che non sia un cattivo... Diamo la colpa all'arbitro inizio. Allora. No, per carità, questo no, però sicuramente non potremo dare la colpa alle partite di Coppa, perché comunque tutte e due le squadre italiane sono state impegnate, quindi questo non può essere un motivo di maggiore o minore stanchezza per una delle due. Comunque di questo e anche dell'altra sfida importantissima, il derby d'Italia che contraddistinguerà questa quarta giornata, parleremo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Ci vediamo tra poco, sempre con il Tifo in Borsa. Il canale 13 sei tu, TVR più, la TV del pallino. Fatevi travolgere dall'onda dolce. Concedetevi un momento di relax in un locale accogliente e sereno per una colazione con la nostra finissima pasticceria e cappuccini artistici, pranzi e colazioni di lavoro veloci, e nella nostra sala panoramica al primo piano potrete organizzare feste di compleanno, lauree e eventi di ogni genere. Alla pasticceria Onda Dolce, la professionalità del personale qualificato, unita ai nostri raffinati prodotti, garantiscono momenti di divertimento e gusto, anche per merende e aperitivi con ricchi buffet. Onda Dolce, via Pistoiese 433 a Firenze. Hai la testa nel pallone? CNS Libertas organizza tutto l'anno, anche adesso, campionati e tornei di calcio a 5 a 7, nelle migliori strutture coperte e nei campi più belli di Firenze. Puoi visionare i campi su www.libertascalcioa5.net. Iscrizioni, affiliazione e tesseramenti sono gratuiti. Per informazioni e prenotazione campi, chiama il 335-6127-958. In collaborazione con la Carrozzeria Alfieri, via Alfieri, Campi Bisenzio. Luca Balleri, cantante di piano bar e intrattenitore, allieterà le vostre feste, le vostre cene con musica, i vostri matrimoni con il suo repertorio italiano e straniero, della musica anni 60, 70, 80. Forse tu mi bacerai. Notevole esperienza e curriculum ne fanno di lui il personaggio ideale per farvi vivere momenti da ricordare nel tempo. Lo potete contattare al numero 338-2694-855 e potete visitare il suo sito www.lucaballeri.it. Pasticceria Reale, via dei Macelli 22, interno 2, Signa, Firenze. Aperti tutti i giorni dalle 6 alle 20, anche la domenica. Prenotazione dolci, rinfreschi per matrimoni, battesimi e ricorrenze di qualsiasi tipo. Panettoni e colombe di produzione propria. Pasticceria Reale, via dei Macelli 22, interno 2, Signa, Firenze. Telefono 055 87 35 481 347 68 84 047. Panificio Artigiano Cirri, laboratorio artigianale specializzato in forniture per alberghi, ristoranti, bar e paninoteche.
via Pisana 319 Rosso, zona Ponte Agreve, Firenze. Vi aspettiamo anche nel punto vendita all'interno del mercato di San Lorenzo, dove troverete un grande assortimento di prodotti, dalla schiacciata a lievitazione naturale e tante altre golosità dolci e salate. Panificio Artigiano Cirri, profumi e sapori del pane di una volta. Alla Trattoria La Casalinga, in via Michelozzi a Firenze, si mangia, si beve e si respira l'atmosfera goliardica e un po' becera della Firenze di una volta. Le pietanze casalinghe e la gestione familiare fanno di questa trattoria una meta per gli avventori che ogni giorno si affrettano ad assicurarsi il loro prezioso posto a tavola. Vi aspettiamo dunque alla Trattoria La Casalinga, via Michelozzi 9 Rosso a Firenze. Quando si parla di America Show, si parla dei locali di intrattenimento notturno, lap dance, night club, numero uno in Toscana. Tanti anni di successi e riconoscimenti ne fanno oggi uno dei protagonisti assoluti tra i locali di lap dance italiani. Oggi è la storia a parlare dell'American Show, una storia che fa dei locali di Signa e Lucca i riferimenti assoluti della lap dance in Italia. Numeri 1, non per caso. Venire per credere. Il canale 13 sei tu. TVR più. TVR più, la TV del pallino. Eccoci di nuovo con la seconda parte del Tifo in Borsa. Riprendiamo parlando di quelle che saranno le sfide più importanti di questa domenica, quindi appunto Roma-Fiorentina, ma soprattutto Inter-Juventus. Abbiamo accennato qualcosa prima, perché ovviamente sarà il derby d'Italia, una partita sentitissima da entrambe le tifoserie. Stasera non c'è Cencetti qui, quindi io vi leggo un po' quelle che sono le quote, sono un po' informata, ho preso un po' di informazioni, perché la vittoria della Juventus viene data 1,90, 3,45 il pareggio, 4,33 la vittoria dell'Inter, e il risultato più probabile viene indicato come 1-0-1 per la Juve. Sascha, ora ti devo chiamare in causa. 0-1 è troppo poco. Dai, voglio infierisci, no, così. Volevo dire, io penso che finiremo il primo tempo 0-0, voglio arrivare subito al dunque, e poi segnerà prima l'Inter, e poi ci saranno due gol della Juve, però non si sa chi è, perché ci sono troppe persone che segnano, quindi capace fa Chiellini col naso, fa gol Chiellini, non lo so, dai, io penso, voglio bene all'Inter, voglio un pareggio contro l'Inter, perché poi c'è da tornare in trasmissione, così magari posso portare due donne invece che tre, quindi dopo se mi costano troppo tre donne, capito? Marcello, chiamo Sasha e fa lo spiritoso stasera. Guarda, prima... ma ci vuole un po' d'allegria, dai. Sì. Prima di tornare diciamo in direzione Inter, Marcello, un parere, chi vedi più protagonista tra Higuain e Icardi nella partita? Perché Higuain io l'ho visto un pochino sottotono, forse un pochino stanco, anche Allegri ha detto un pochino ingrassato, ma non è vero niente, no, io a parte, secondo me non c'è paragone fra Higuain e Icardi, no? A me Icardi non mi è mai piaciuto, ecco. Ma non deve piacere, cioè, allora io voglio non ti deve piacere Marcello giocatore, devi ammettere se uno è forte o no, non è il discorso, no, di piacere, non c'è paragone per me. Comunque, però la Juve ancora non è la Juve che, con il potenziale che ha, secondo me Allegri è come l'anno scorso, ancora non sa la squadra. Beh, allora se stiamo giocando al 30% ora, vorrei vedere quando siamo al 100%, appunto. Vedi Sasha, ti ricordi l'anno scorso la Juve proprio gli ha dato 12 punti a tutti, perché non aveva inquadrato bene la... Non parliamo, chi... ma come quest'anno scorso? Ora, Pjanic alla quarta giornata non eravamo primi. Pjanic gioca poco, ma abbiamo visto l'azione con il Sassuolo, Pjanic, Dybala, Higuain, quella è d'antologia del calcio. E Pjanic per ora la mette in panchina, ancora non è, insomma, non preferisce qua, purtroppo, quando e hai quindi tanti giocatori... Allegri all'inizio è sempre così, no, il guaio di Allegri che hanno comprato, cioè, hanno così comprato tanti giocatori, tanti, no? Però, che non sa più dove mettere le mani, facile, perché facile, e per ora, cioè, quindi non hai, cioè lì
Abbiamo visto cioè, 10-9-8, cioè sono quasi sì, però tutti. Abbiamo visto che quando il Sassuolo ha retto 5 minuti, poi la Juve ha segnato e il Sassuolo sta tranquillo che, diciamo che mancava anche Berardi, con il Milan se ne accorgono con il Sassuolo. Io da Juventino dico che però mancava Berardi. La Juve è così all'inizio, è ancora imballata, ai guaini danno poco la palla perché ancora è un Marcello, ma se la Juve è imballata appunto, meno male che siamo ballate allora, cioè, appunto, è positiva la cosa. Vuole stare imballato tutta la stagione. Io mi piacerebbe fare una stagione imballata così. Ma secondo te un attaccante tre partite e tre gol. Sì, ma io non dico, dico che però Higuain non è quello di Napoli ancora, perché lo sai quando magari è meglio. Però ti dico ancora la palla la riceve gioco diversamente Marcello. Higuain e Dybala sono argentini, giocano in nazionale. Infatti Dybala gli dà sempre la palla a Higuain. Per ora ancora nella Juve, quando arriva uno nuovo, e Sasha lo sa, è sempre un corpo estraneo. Prima di diventare partecipe del gruppo, lo è stato Dybala. Alle prime 10 partite non giocava quasi mai, giusto Sasha? Poi ha visto Allegri che Dybala è il numero uno in Italia e allora l'ha messo sempre, perché io non credo ci sia un giocatore migliore di Dybala come trequartista, fantasista e goleatore, e non credo che ci sia un altro migliore di Higuain come attaccante. Quindi la Juve che dobbiamo dire? Vincerà lo scudetto a mani basse. Allora non è una società, non è una squadra imballata. Allora è un po' ancora imballata. Sì, caspita, però come ha detto, anche Alessia, una squadra imballata così, chiunque vorrebbe una società così imballata. Cosa succede ora? No, a novembre che facciamo allora? Se siamo imballati ora, a novembre si vola, si arriva a fine campionato. Sasha, io intendevo imballata perché con l'azione che ha fatto, che ripeto, da antologia del calcio, Pjanic, Dybala, Higuain, cioè lo può fare di più. E invece Pjanic per ora gioca poco, gioca di più Dani Alves, perché Allegri ha le sue idee. Quando si leva le sue idee e comincia a capire delle media, non è facile non è facile mettere in campo con lo tutti i giocatori, so, quando c'è tanti galli è facile parlare di fuori. Va bene per le altre, ma perché la Fiorentina, cioè, l'allenatore pensa che secondo lui è bene per la Fiorentina, ha rischiato di pareggiare con la Juve perché era la prima partita, è vero o no Alessia? Ha rischiato, ma purtroppo abbiamo una media di due gol a partita, Due la Juve con Sevilla doveva vincere, ora non ha avuto fortuna, però ancora non è una Juve al top secondo me. Quindi quando sarà caspita, top, infatti ti ripeto, l'anno scorso non eravamo a questi livelli, l'anno scorso ha avuto sarà quando incontrerà squadre forti, perché ora la Juve ha bisogno di essere impegnata forte. Allora ricominciamo da capo. Chi è la squadra Luca forte quest'anno in campionato che può competere con la Juventus? Nessuno. L'Inter ha le potenzialità. Nessuno ha dimostrato la potenza della Juventus. Potenzialità è una cosa, io Luca, parlo per tutti. La vittoria dell'Inter domenica viene data a 10. Ma io penso che l'Inter fino ad ora ha avuto grandissime difficoltà per tanti motivi. Uno importante è che ha trovato tutte le squadre che si chiudevano. Per la prima volta domenica incontrerà una squadra e cercherà di vincere esattamente come l'Inter. Quindi la partita sarà aperta e l'Inter avrà qualche chance. Questo è il mio parere, è la sensazione che ho avuto. E giocare contro 10 dietro la linea della palla non è positivo, lo sa benissimo anche la Juve, che in Coppa Campione ha trovato un avversario che ha rinunciato a giocare e ha ostacolato qualsiasi azione, ma questo è il calcio. Inter e Juve giocheranno, non dico alla pari perché la Juve è più consolidata come impianto di gioco, però comunque anche l'Inter è imballata, c'ha qualche giocatore in retrovia fuori forma, questo sì, questo è vero. L'impianto di gioco non è quello dell'anno scorso perché gli innesti devono integrarsi, però chiaramente ha un tasso di classe molto alto. L'Inter però sta migliorando di partita in partita. Scusa Luca, io ho visto un po' Inter Pescara anche parecchio, quasi tutta. Insomma, quest'Inter che possa impensierire la Juve, sarà, la palla è rotonda, ma per me io penso Pescara, di sì, voglio dire, io penso di sì, poi impensieriva più il Pescara che l'Inter, poi tutto è possibile, io penso che l'Inter potrà impensierire, poi come gioco, come coso, l'Inter
per me per loro impensierisce pochi. Ma giovedì ci rivedremo, io sono sicuro che l'Inter terrà a testa di Juventus. Claudio, certo, se migliora, Secondo te la partita di domenica può fare un po' peso il pareggio con il Siviglia della Juventus, che magari ha un pochino tarpato le ali dell'entusiasmo che invece la Juventus ovviamente aveva per tutte le vittorie? Sono due partite diverse, anche la mentalità è diversa, perché la mentalità italiana non è la mentalità del Siviglia. Io mi ricordo tanti anni fa, ho fatto anche la doppietta contro il Siviglia, per immaginare io come, però è normale, cioè la Champions è una cosa e il campionato è un'altra, il calcio italiano è tutto diverso, che è normale che non è stato facile, è normale. No, ma poi se io una squadra tosta in Europa, correvano tutti, cioè, anche se poi è normale, io ho sentito anche un giornalista, ma si sono messi tutti in difesa, ragazzi, e gioca contro la Juventus, non è che gioca contro un'altra squadra, ma chiunque si metterebbe in difesa, anzi cerca di non prendere gol, non è che possa andare ad attaccare e poi dopo contro. Infatti ha detto anche Luca che magari ha trovato sempre squadre molto chiuse, no? È la verità. Sì, sì. Anche la Juve comunque si chiude se vuole, perché comunque è una squadra che si tutti chiude. Tutti si chiudono. Allora, non ti permettono di giocare, perché è normale, certo che no. Quando una squadra avversaria c'è la palla a centrocampo, l'altra squadra, tutti rientrano a metà campo, vuol dire, che cosa vuol dire? È gioco d'antica, è gioco vecchio, perché tutti rientrano. Perché nessuno vuole perdere. Si parla di calcio moderno, poi quando conta si gioca all'antica, ma all'europeo si è visto chiaramente. Ritornando all'Inter, sentivo Marcello che ha visto la partita, il Pescara sembrava il Real Madrid. Io posso dire che qualche barlume di luce, qualche sprazzo l'ho visto con questo 4-2-3-1, perché giustamente De Boer è arrivato ora, è un mese e mezzo circa che è qui, bisogna dargli anche un po' di tempo, penso, per poter lavorare. Ha provato inizialmente con la difesa a 3, insomma sta trovando. L'unica cosa che non riesco, insomma, che mi fa star tranquillo è la difesa, perché noi qualche tempo fa avevamo dietro sulla destra un certo Maicon, sulla sinistra un certo Cordoba, ora abbiamo D'Ambrosio, abbiamo Nagatomo, abbiamo Santon, abbiamo Ranocchia, quindi mi sembra che per quanto riguarda insomma questa linea difensiva, appunto, mi preoccupa alquanto. Sì, dovrebbe migliorare, e questo è un grande appunto a tutti quelli che inneggiano i giovani per forza. Il giovane va bene quando è di qualità, quando il giovane non è di qualità abbiamo quelli che abbiamo. Ecco perché Totti gioca fino a 40 anni, perché ha una qualità eccezionale. Il giovane va bene, ma deve essere di grande qualità. Prenderei volentieri con i suoi anni, appunto, il signor Maicon, che è libero fra l'altro. Ora come ora lo rivorrei al posto di D'Ambrosio su quella fascia destra. Zanetti. Perché penso... Non rimetteresti un E rimetterei in mutande anche Zanetti, perché comunque, non sarebbe peggio di quelli che ho nominato finora. Quindi con queste premesse penso che sarà piuttosto duretta con la Juve. Dando uno sguardo anche alle altre partite che ci saranno domenica, il Palermo sarà impegnato con il Crotone. Ora il Palermo è in un momento difficilissimo, deve ripartire. Il Crotone a zero, Alessia, è zero. Sì, però il Palermo sta arrancando, effettivamente. No, il Palermo, Alessia, io anche chi mi telefona, tifosi, amici, mi incontro. Il Palermo è quasi attualmente. È quasi impossibile che si salvi. Ecco. No, lo dico a malincuore, purtroppo, perché non ha attaccanti, almeno ce n'ha due, sono infortunati, però anche se rientrano per me è un condanno. Non ha portiere, che è importante, e non ha centrale di difesa, quindi come fa? Non segnerà mai, perché un gol con l'Inter l'ha fatto il giocherà su autogol, quindi l'ha fatto su autogol. Ora si dice forse arriverà Cavenaghi, sia pure a 33 anni, però è stato un grande giocatore, allora può fare gol. Poi a gennaio dovrebbe arrivare minimo Maradona e Gigi Buffon, allora il Palermo forse può, se no Alessia, quest'anno Zamparino o chi l'ha comprato non ha trovato un giocatore degno di questo nome, quindi come fa a salvarsi quando il Pescara riesce a fare due gol all'Inter? Quindi è il Pescara che lotterà la retrocessione. Che tifo Crotone, perché è una squadra di tutti giovani, mi piace molto. No, ma c'hanno gli attaccanti tutti. Il Palermo non, non ha uno, un punto a ti favore, giuro, no, buttiamo sui giovani. Ma se ci va Desolati, con tutto il rispetto all'età che ora gioca ancora,
almeno segna qualche cosa. Radu, ma quelle... la fai una doppietta. Eh? Allora mandiamo la Palermo. Doppiette, triplette, quindi Claudio, mi dispiace. Però, guarda, visto che mi auguro di sbagliare, Alessia. Speriamo, però, visto che Marcello ha toccato l'argomento di la mancanza di attaccanti per il Palermo, una delle cose che viene più contestata alla Fiorentina è la mancanza di tiri in porta. Ora, questo secondo te dipende più da un problema di preparazione o è proprio un modulo diverso che non permette attaccanti? È il modulo in cui gioca la Fiorentina, non riescono a tirare in porta, perché purtroppo il pallone, cioè devono velocizzare l'azione, sono troppo lenti, cioè la squadra avversaria rientra e non gli permettono di calciare in porta, sono troppo lenti. Cioè, abbiamo dei giocatori che possono entrare in porta, ma Cavallero quante volte arriva lì sulla linea dell'area e poi gioca la passa indietro o la passa lateralmente? Tira. Cioè, tirando in porta, se non si tira mai, i gol non si fanno. Il più bel gol lo fate quando prese male la palla. La prendevo con l'esterno, la palla andava nel set, che bel gol che ha fatto. Sì, la prossima volta ci riprovo. Per dirti, no, su questo sono veramente. Si scoprono gli altari. Se non si tira in porta, i gol non si fanno, ragazzi. Cioè, noi vediamo in qualsiasi partita un tiro ogni 10 minuti, 15 minuti. E non di più. Appuntiamo, ma anche gioca Roma Fiorentina? Questo sì. Sembra, no? Sì. Fiorentina-Roma. Sì, Fiorentina-Roma. Fiorentina-Roma, sono a Firenze? Sì. Firenze. Allora annuncio una cosa a tutti i fiorentini. Se vince Fiorentina vi regalo l'ingresso io. Venite qua. Ma allora sei tornato con animo un po' guerrigliero, mi sembra. Il campionato l'ho vinto, quindi tipo Fiorentina. E se vince la Fiorentina? Se vince l'Inter cosa offre? Dillo ai tuoi. Perché allora se ci vuole. No, io ho già fatto la mia offerta. Porto tre donne solo a Giovanni. Per Giovanni. Porto tre donne a Giovanni. Solo per Giovanni. Beh, spendiamo due parole anche sull'Empoli, perché comunque è una squadra toscana e ci seguono in tanti. Sì, infatti, l'Empoli potrebbe fare il colpaccio, perché comunque il Torino non ha un momento particolarmente felice, anche perché il portiere nell'ultima partita ha avuto delle vicende poco carine, è stato accusato molto, tutta colpa sua sembra, quindi potrebbe approfittare l'Empoli per fare i tre punti a Torino, visto anche che Maccarone in genere segna sempre contro il Toro. Luca. Io faccio un discorso un po' generale, no? Cioè le grandi squadre tendono a esagerare col possesso palla, perché oggi è diventata una fissazione. Una volta gli allenatori dovevano fare due o tre passaggi orizzontali e andavano in bestia. Adesso quasi inneggiano al passaggio orizzontale, se non addirittura indietro al portiere, che poi rinvia uguale, quindi tanto voleva rinviare subito e lanciare lungo subito. Invece le piccole squadre giocano diversamente, le piccole squadre giocano senza fronzoli e tentano la profondità più alla svelta possibile, e l'Empoli è una delle squadre che da diverso tempo attua questo tipo di gioco, ed è per questo che dà fastidio. Certo, bisogna tenere un ritmo alto, una condizione fisica alta tutto l'anno, altrimenti non lo puoi fare, quello è logico. Comunque mercoledì è bene che vinca a Torino, perché che poi mercoledì c'è Empoli-Inter, quindi è giusto che intanto porti a casa tre punti e poi vedremo. Diamo la linea ancora alla pubblicità per qualche minuto, ci vediamo tra pochissimo. Il canale 13 sei tu. TVR più la TV del pallino. Fatevi travolgere dall'onda dolce, concedetevi un momento di relax in un locale accogliente e sereno per una colazione con la nostra finissima pasticceria e cappuccini artistici, pranzi e colazioni di lavoro veloci, e nella nostra sala panoramica al primo piano potrete organizzare feste di compleanno, lauree e eventi di ogni genere. Alla pasticceria Onda Dolce, la professionalità del personale qualificato, unita ai nostri raffinati prodotti, garantiscono momenti di divertimento e gusto, anche per merende e aperitivi con ricchi buffet. Onda Dolce, via Pistoiese 433 a Firenze.
Hai la testa nel pallone? CNS Libertas organizza tutto l'anno, anche adesso, campionati e tornei di calcio a 5 a 7, nelle migliori strutture coperte e nei campi più belli di Firenze. Puoi visionare i campi su www.libertascalcioa5.net. Iscrizioni, affiliazione e tesseramenti sono gratuiti. Per informazioni e prenotazione campi, chiama il 335-6127-958. In collaborazione con la Carrozzeria Alfieri, via Alfieri, Campi Bisenzio. Luca Balleri, cantante di piano bar e intrattenitore, allieterà le vostre feste, le vostre cene con musica, i vostri matrimoni con il suo repertorio italiano e straniero, della musica anni 60, 70, 80. Forse tu mi bacerai. Notevole esperienza e curriculum ne fanno di lui il personaggio ideale per farvi vivere momenti da ricordare nel tempo. Lo potete contattare al numero 338-2694-855 e potete visitare il suo sito www.lucaballeri.it. Pasticceria Reale, via dei Macelli 22 interno 2 Signa, Firenze. Aperti tutti i giorni dalle 6 alle 20, anche la domenica. Prenotazione dolci, rinfreschi per matrimoni, battesimi e ricorrenze di qualsiasi tipo. Panettoni e colombe di produzione propria. Pasticceria Reale, via dei Macelli 22 interno 2 Signa, Firenze. Telefono 055 87 35 481 347 68 84 047. Panificio Artigiano Cirri, laboratorio artigianale specializzato in forniture per alberghi, ristoranti, bar e paninoteche. Via Pisana 319 Rosso, zona Ponte a Greve, Firenze. Vi aspettiamo anche nel punto vendita all'interno del mercato di San Lorenzo, dove troverete un grande assortimento di prodotti, dalla schiacciata a lievitazione naturale e tante altre golosità dolci e salate. Panificio Artigiano Cirri, profumi e sapori del pane di una volta. Alla trattoria La Casalinga, in via Michelozzi a Firenze, si mangia, si beve e si respira l'atmosfera goliardica e un po' becera della Firenze di una volta. Le pietanze casalinghe e la gestione familiare fanno di questa trattoria una meta per gli avventori che ogni giorno si affrettano ad assicurarsi il loro prezioso posto a tavola. Vi aspettiamo dunque alla trattoria La Casalinga, via Michelozzi 9 Rosso a Firenze. Quando si parla di America Show, si parla dei locali di intrattenimento notturno, la Dance Night Club, numeri uno in Toscana. Tanti anni di successi e riconoscimenti ne fanno oggi uno dei protagonisti assoluti tra i locali di lap dance italiani. Oggi è la storia a parlare dell'American Show, una storia che fa dei locali di Signa e Lucca i riferimenti assoluti della lap dance in Italia. Numeri uno, non per caso. Venire per credere. Il canale 13 sei tu. TVR più, la TV del pallino. Oh, buonasera ragazzi, benvenuti all'American Show e buon sabato. Alle mie spalle ci sono ragazzi. Grande appuntamento stasera alla bellissima pornostar Vanessa Sardi, ragazzi, un marchio made in Italy. Qua accanto a me c'è il signor Marcello, Giovanni, il nostro Luca, una bellissima ragazza. Sono qua pronti per guardare lo spettacolo della pornostar di sabato. Vai Marcello, come stai? Tutto a posto? È tanto che non ci vediamo, tutto bene? A postissimo, specialmente siamo Giovanni. Siamo tutti a posto qui, si sta aspettando lo spettacolo. Ma dov'è? Ora fra pochino ci avviciniamo alla pedana, lo vedremo là sopra sul palco, insomma. Poi grandi appuntamenti, vi ricordo anche ragazzi, cene a partire da 19 euro con le bellissime cameriere sexy. Francesco lo sa bene perché ci ha preso il vizio e viene spesso a mangiare qua da noi. È tutto uno spettacolo. Vi ricordiamo anche che il festeggiato non paga, cioè la settimana prossima è il tuo compleanno, no? Non ti faccio pagare niente, va bene. Ragazzi, vi aspettiamo, non mancate qua all'American Show di Signa e anche a Luca. Ciao e un grande abbraccio a tutti, buonanotte. Eccoci rientrati nella zona ristorante, avete visto un altro angolino dell'American Show, questo bellissimo locale che ci fa da sponsor e ci ospita sempre e noi veniamo sempre con molto piacere. E adesso riprendiamo per questa piccola ultima parte a parlare ancora di partite, quindi di pronostici. Prossima settimana c'è un turno infrasettimanale, quindi bisogna... Sì, quindi... bisogna...
stare attento alle squadre, fra coppe c'è chi pareggia, chi perde, insomma, ora le ecco. Italiane tutto sommato sono andate bene, non tanto l'Inter perché mi pare non abbia fatto tanto bene, però siamo ancora alle prime battute e quindi i campionati anche europei sono lunghi, vero Sasha? Sì. Lungo, il campionato tutto lungo, si è cominciato adesso. Ride solo il Napoli, diciamo, che ha vinto alla grande. Beh, io quest'anno sì. Tifo Fiorentina, va bene. Campionato italiano, tifo Fiorentina. Questa che arriva seconda. Si può seconda. Rallegrare molto anche il Sassuolo, perché comunque ha fatto un'ottima prestazione, 3-0 è un ottimo risultato. Claudio, il Sassuolo in campionato non stava brillando particolarmente, però effettivamente come stava brillando? Vabbè, non, rispetto all'anno scorso, l'anno scorso contro la Juventus abbia fatto una bellissima partita. Sì, con Sassuolo. Sì, Sassuolo. Sì, sì, ha stragiocato benissimo. Diciamo come risultato a favore del Sassuolo non gli è stato dato. Bravo, bravo. Mi ha rubato le parole di bocca. Allora, va bene, avrebbe 6 punti. Sono quelle partite quando una squadra perde, quanto ha perso contro Sassuolo? Ha vinto 3-1, 3-2, 3-2. Ecco. Cioè, una squadra come Sassuolo che perde 3-1. Sì, ma però ma già, che bene, a me come squadra piace moltissimo perché è bravo l'allenatore, riesce a metterli in campo e li fa correre come vuole lui. Ma poi è bello, sono tutti italiani. Una bella squadra, sì, sono tutti italiani. Come sì, vorrebbe Alessio. Io lo sempre, sì, Alessio io ricordo vorrebbe, sempre. Ne vorrebbe almeno metà, 6, invece il Sassuolo sono tutti. Ma anche 7-8. La maggior parte. 3-1. Anche a Juventus ce ne sono 6 o 7. La Juve ha impiegato 5 minuti a segnare, poi insomma le pare. Però il Sassuolo ti impegna e si sa difendere, sa attaccare. Mi piace è molto una squadra gioca. Organizzata. Bravo. E quindi vedrai quando incontrerà le grandi, a parte Juve, le altre grandi. La scorsa stagione nessuno dava il Sassuolo dove è arrivato. No, nessuno. No, infatti... Vi ricordate bene il Sassuolo? Io avevo detto: ma guarda, era sesto o settimo posto. Nessuno. Sì, vabbè, il Sassuolo lo vedremo a fine campionato. Che sarà quart'ultimo. E però mi sembra che il Sassuolo sia arrivato settimo ottavo. Sì, sì. Quindi Sasha ha fatto un gran campionato, un grande campionato. E con il Napoli la squadra che in Europa ha fatto meglio. Sì. Ha vinto 3-0 e ha fatto vedere il gioco. Quindi per ora ecco, domani sarà impegnato con il Genoa che comunque non sta facendo male, quindi una partita non semplice, anche se il Sassuolo io lo darei per favorito. Beh, gli manca la punta importante. No, l'unica cosa, vedi Alessia, una squadra come il Sassuolo logicamente in Europa ci tiene molto a fare bene. Vero. Perché è la prima volta. Vero. E quindi con entusiasmo. Tutto sta a vedere se poi regge Europa e campionato che diventa duro perché hanno fame, giovedì, sono giovani, hanno fame, però sai la fatica si fa sentire, è tutto lì il rebus, se riesci a reggere la fatica campionato... non esiste quando vinci, lo so. La fatica esiste quando perdi, lo so. Sempre. Speriamo non vadano a giocare in Islanda, ma è quella volta in Islanda. Beh, però Claudio, uno spezzettamento così, tutte queste partite infrasettimanali, tutti questi impegni, a lungo andare sicuramente si fanno sentire sul... Alessia, cioè, ma anche noi si giocava, facevamo anche noi ogni tre giorni una partita. Forse non eravamo anche 25 meno giocatori, ecco. Ma eravamo in 14, eppure era peggio. Arrivavamo anche noi alla fine. Era più dura. La nostra generazione era abituata a fare le partite di 4 ore, però quando eravamo ragazzi. Di 4 ore, appunto. È un po' diverso il mondo. Ora al massimo la PlayStation ci si allena. Ora hanno 4 ore. Ora hanno la possibilità di mettere 11 in primo tempo e 11 in secondo tempo. Si riposa. Potremmo farlo poi. Era una società che non dava alternative. Ecco, invece una volta c'erano 11 titolari e 3 riserve. Stop, finito lì. E non c'erano altri. Quando ha cambiato quello è più della squadra. No. Alle volte dovevi giocare con l'infortunio perché non c'erano più sostituzioni. La grande Inter schiantò per questo motivo nel 67, perché erano in 14, l'avevano tirato avanti 4 anni. Poi alla fine tu schianti anche però. Forza. Dopo, ora hanno la possibilità di giocare in tanti, cioè di portare 20-22 giocatori. E... No, ha ragione Claudia, perché l'Inter è ultima. Che ricordiamo che ha vinto, quanti anni sono passati, sai? Che l'Inter non vince? Ha vinto la triplete. 2010, sono 2010. sei anni, non sono tanti. Però sembrano molto lontani. Abbiamo passato 40. Sembrano tanti. Sì, sì.
Quindi, Luca giocava quasi sempre il solito. Beh, pochi ne cambiamo. Ma non parliamo dell'Inter, quant'è che non solito. Vince il Milan? Il Milan. Perché Milan è una squadra che da un po' di difficoltà. Sentiamo abbiamo la tovaglietta. Io mi piace chiedere un'opinione sul Milan ma gioca il Milan quest'anno? Sì, c'è. Sì, no, sì, guardiamo la che campionato. C'è. Il c'è Milan è poi Serie D a Firenze. Non si sa se l'hanno comprato, se l'hanno, non lo so. Quindi ancora non forse non ha una situazione. Senti, chiara sotto nessun punto di vista. L'Inter non è messa tanto bene, però non vorrei essere nei panni del Milan attualmente, perché voglio dire la situazione è catastrofica. Penso di sì. L'Inter tre partite, è competitivo. No, ma siccome per ora una vinta e due perse. Giovanni a Milano per ora domina la squadra di basket, quindi per ora a Milano gli basta quello, sì. La E7 come si chiama, ha vinto il campionato, si ripropongono e per ora giocheranno a basket. Non sottovalutiamo il Milan, che magari dalla mattina alla sera si sveglia. Sì. Come la Juve l'anno scorso. Brava. Scorso c'era Dybala, non facciamo giocare, va bene, dai. Però il problema è che noi avevamo chi fa giocare, il Milan non ha nessuno. Che pensi? Io queste cose le ho già detto all'inizio del campionato. La scorsa stagione parli? No, quest'anno. Ah, quest'anno. Dopo la prima partita che l'attaccante del Milan, che ha fatto la tripletta, io ho visto la partita, ma quelle occasioni non gli capitano mai più. No, una su 10. Perché ha fatto 3 gol, anche un bambino piccolino li faceva. È vero. Errori difensivi. Sacha, cioè, Claudio ha detto bene, a parte la Juve lasciamo stare. Dopo Napoli e Roma, che per ora sono. Non ce n'è altro. Chi c'è? Insomma, secondo te chi? Non c'è no, squadra italiana. Che si parlava poco fa. Il Sassuolo, non c'è adesso. Sarà capace che quest'anno ci vediamo al terzo posto a fine del campionato e vedremo il Sassuolo. E forse anche quest'anno mi sa che anche il Genoa mi sa che farà un buon campionato. Mi fido di te, Claudio. La Sampdoria? Come la vedete? Torino, Sampdoria. Sampdoria non la vedo. Hai visto la Roma? A me è piaciuta la Sampdoria. Io vedo che ha azzeccato l'allenatore. Intanto una cosa l'ha azzeccata. E quello comunque è una parte importante. Giampaolo è azzeccato. Sì, che certo. Quel tipo di realtà è uno che col lavoro riesce a tappare i buchi, no? A me è piaciuta anche con la Roma. La Roma per me non doveva vincere, poi sai. Facciamo un rapido giro di pronostici, che sono un po' la caratteristica della nostra terza parte. Parto con Giovanni. Crotone allora. Palermo io lo faccio dire alla signora. Va bene. Almeno, insomma, è neutrale, non si sa cosa vuoi sapere. Allora, partiamo con il derby d'Italia, ovviamente, visto che sei chiamato in causa direttamente. L'ho già detto prima. No, risultato secco, voglio il risultato secco. Si perde, è vicino. Quanto? Ma gioca in casa. Non lo so quanto, perché 2-1. No, gioca in casa. Ma anche di più, perché l'ho detto con quella difesa che allora abbiamo. Allora sei messo proprio loro male con tutti i campioni che hanno Dybala, Higuaín. Lui parla così perché è sempre Scaramanti, sì, come tutti gli anni è Scaramanti. Esorcizzare, domani va a giocare 20 euro. Allora, dici anche Fiorentina Roma. La Roma. E Udinese Chievo. Udinese, secca. Allora Marcello, non ti chiedo il Palermo, anche a te ovviamente Crotone. La partita clou, Inter Juventus. Ma sai, la Juve dovrebbe vincere facilmente, però sono quelle partite che, ripeto, all'inizio possono, non perché l'Inter. Marcello, stringici questo cerchio, non mi fa stare sul filo, io voglio sapere vince o perde. No, è che l'Inter giudizio. Non si sa nemmeno difendere, è questo il fatto, perché un po' subire due gol. Quindi vince la Juve? Ma lo voglio vincere. L'Inter ha una mossa, mettere Medel sulla linea della difesa. È l'unica mossa che ha per dare aiuto a Miranda, altrimenti sì, Miranda è un uomo solo, è un uomo solo nel deserto, cioè nel deserto dei suoi, e gli arrivano tutti gli attaccanti addosso. Ora Giovanni ci deve avere un po' di tempo l'allenatore, sì, ma io guardo gli uomini, cioè voglio dire, ora Miranda, Mourinho sono diventati ciuchi. Miranda è bravo, Mourinho sta sbagliando molto, come la fine dell'anno scorso. Continuiamo con i pronostici, scusate. Preventivo. I preventivi, ormai mi avete tirato in ballo questo bilancio. Marcello, Sassuolo Genoa? Ma io vedo il Sassuolo, sempre che
Ovviamente c'è da penso anche io dopo 3-0 all'Athletic Bilbao, penso che siamo belli carichi. Insomma, ha giocato giovedì, quindi sì, è sempre... L'altra si è riposata però. E l'altra si è giocato 28 minuti e basta. Sì, ma... Guarda, è molto importante anche questo. È vero. Questo, Vincere aiuta a vincere. Bravo. Il terzo pronostico di Marcello, allora lo chiedo a Nadia. Il Palermo, Crotone, Palermo, chi vince? Dai un microfono. Non lo so, però penso che Palermo. Marcello, vai. Va bene. Speriamo forti fortuna. Agufata, oh. Sta la gufata. Claudio, vai. Fiorentina, Roma. Tripla. Tripla. Va bene, allora invece per Inter e Juventus mi sembra siamo tutti no, l'Inter e Juventus, sono convinto che l'Inter fa una grande partita. Inter? Sì, sicuramente. Vedi, quindi vuol dire che vince l'Inter, giusto? Si è fatta una bella partita. Allora, se vince non lo so, ma il pareggio lo può realizzare. Ok. Dico il mio? Sì. La certo. Juve ha la media di 2 gol a partita, quindi ne fa 3. La media è quella, quindi 3-1. 3-1 addirittura è andata aumentando. Scusate, 1-3 perché giocavamo in casa. Ok, allora questi sono i nostri pronostici per questa settimana, quindi se volete potete andare anche a scommettere, a trovare il nostro amico Claudio Cencetti. Sì, infatti che sicuramente 500 euro anche perché sono finte. Ok. Ciao. Noi vi diamo appuntamento come sempre sabato prossimo alle ore 23 su TVR+, vi aspettiamo al Tifo in Borsa. Buonanotte a tutti.